notizia, però volevo un po' sottolineare alcuni aspetti che spesse volte vengono trascurati. Perché in quanto lei è un personaggio, a tutti gli effetti, che si è saputo palermitana da porzione, ma che a poco arriva al mercato, quindi diventa concittadina, cambia il suo ruolo e assume. Letizia non è una cosa molto semplice, perché Letizia è complessa nel suo modo di presentare, perché è da una parte semplice, lo è ad esempio nel suo modo di essere, nel suo modo di porgersi, nel suo modo di interpretare la vita stessa. Immaginatela voi con tacchi a spillo, non esiste, o truccata, non esiste, oggi è una casualità, perché l'avevo a morire, si sente domani, mi raccomando. Nel 2020 ho fatto una mostra fotografica all'interno del museo e anche alla Sala Palagonia. Si intitolava Vergara ieri e oggi e mostrava delle foto che ho fatto diciamo con pannelli di legno, e mostrava delle foto fatte da me che mostravano oggi, più di ieri che erano o cartolina o foto di mio marito. Da là mi è nata questa idea di questo libro, quindi le prime cose che vedrete è proprio la mostra. Si vedono dei posti, che ne so, via Costantinopoli prima e dopo, e così via. Poi mi ha aiutato Facebook, perché mettevo delle foto per gli emigrati. Essendo fotografa, andavo a fotografare questi eventi, anche se ci sono altri fotografi che li fotografano. E quindi mettevo là tutto. E ho materiale, molto materiale. Sarebbe troppo e forse troppo sei.
e i capelli tuoi, perché sei così bella, se non sai quello che vuoi, io d'amore ti vestirò, ma non mi domandare dove io ti porterò. Luigi, vecchio Luigi della
pasticceria Luigi. Esatto, Milazzo, che peccato, dico. No, questo è veramente ancora prima, perché Luigi aveva 1905. Perché Luigi aveva fatto scuola di questa famiglia, diciamo, italo-americana, che erano ritornati, diciamo, in Italia, in Sicilia, a Vercara, e avevano aperto questo locale, dove addirittura avevano messo per la prima volta a Vercara, avevano portato loro la novità della televisione, che nessuno aveva la televisione a Vercara. E molti andavano a vedere questa televisione lì, diciamo, lui ci ha fatto come memoria storica, perché mio padre aveva questo, diciamo, quiz tra parentesi, che qualsiasi cosa sentivo, ascoltavo, aveva sempre un blocchettino di blocconotes piccolissimo con la penna, si prendeva gli appunti, sì, e poi andava a sviluppare un po' il... Bene, no, noi ti ringraziamo della tua presenza e naturalmente speriamo che si possa mettere a disposizione questo materiale per magari in biblioteca. Sì, esatto. No, ma la biblioteca per l'ultimo periodo c'è un po' la raccolta di tutto il giornale, tanto è vero che è stata fatta, si era qualche anno fa, adesso non lo so, dico nella scuola elementare, io lo so perché l'ho vissuta direttamente con i miei figli, addirittura alla scuola elementare, non so se era un secondo o terzo anno della scuola elementare, i maestri insegnavano un po' le varie abitudini, i giochi dei bambini e le tradizioni popolari, perché mio padre si è specializzato un po' sulle tradizioni popolari. Va bene, grazie Serafino, un bel applauso. E accogliamo due poeti, però ci manca una sedia, quindi non vorrei che se la prendiamo, e vorrei accogliere con un calorissimo applauso Concetta Buongiovanni e Giuseppe Robue. Uno la mettiamo qua da questa parte. Accomodi Giuseppe. Buonasera a tutti. In molti ormai lo sanno che siete due poeti affermati della nostra Vercaia. Non lo sanno tutto, ormai sei una veterana di questa. Una vecchia. Naturalmente siete stati inseriti nel libro. Come l'avete preso un po' questa esperienza così particolare? Ringrazio Letizia che ha pensato a me. Io non l'ho visto ancora il libro, non so quanti ne ha inseriti, però mi sento lusingata di essere stata inserita. Devo parlare della mia poesia? No, aspetta una domanda. Ah, ecco perché io non sentivo, non lo sentivo proprio. Sì. Allora, lusingatissima di essere stata, cioè di avere una mia poesia nel libro di Letizia, che trovo bellissimo. Io l'ho appena sfogliato e secondo me dovremmo averlo tutti a casa, perché racconta Vercara ed è bellissimo. Bene, preferisci già declamare la tua poesia così? Sì. Concetta da poco che ha iniziato, scriveva da tempo. Da sempre. Però è da poco che hai cominciato un po' a presentarti. A farmi conoscere, sì. Già un... come lo chiamiamo? Un quadernetto dove ci sono inserite tutte le poesie, che non sono tutte. Comunque è qualcosa di prezioso che prima o poi diventerà un libro a tutti gli effetti. Spero, mi sto convincendo, perché prima erano per me soltanto per me. Ora mi sta convincendo. Sì, ecco. L'omologo culturale. Sono una sua cavia. Bene, cosa ci declami oggi? Questa poesia che ho inserito, qual era? Come nasce una poesia? No, il titolo non mi ricordo. Come nasce una poesia? È tutto. Allora, nasce questa poesia perché io penso, cioè no,
non io, ma gente più famosa di me, pensava, tipo Pascoli, che siamo diti io e in questa poesia, che quando poi questi pensieri trovano la voce, allora diventano poesie. Non si è tutti capaci di fare questo, certo. Però siamo tutti poeti. Tutti poeti. Tutti. Prego, prego. Senza nessuna scusa. Io non so se tenerti il microfono e gli occhiali. Allora, quindi il titolo è Come nasce una poesia. Le parole che nascono dal cuore si celano nell'anima, non hanno voce, sono mute, sono bocconi di traverso in gola, pietre nella pancia, fatica nelle membra. Le parole che nascono dal cuore sono sagge, sono inermi e non feriscono. Sono dolci melodie afone, frasi spezzate, lacrime mai scese, ferite mai chiuse. Le parole che nascono dal cuore si celano nell'anima e sono mute, ma se incontrano la voce, allora diventano poesia. Grazie, Giuseppe, puoi rimanere. Giuseppe. Ma io preferisco andare. Giuseppe fa parte, diciamo, di una scuola ormai lercarese, potremmo dire, della poesia dialettale. Io tra tanti poeti, uno dei più straordinari personaggi, poeta che è vissuto intorno al 1800, era Pietro Gambisi. Non so se hai sentito qualche poesia, alcune poesie che il buon San Giorgio mi ha fatto conoscere. Una tra queste conteneva un canto che erano le carte d'una pennano, le mancarruna pennano delle carte d'una, ma una cosa geniale, molto bella, che vi inviterei tutti a leggere, proprio questo poeta Pietro Gambisi. Giuseppe, tu sei un po' l'erede, perché da uomo di cultura contadina riesce ancora ad esprimere questa poesia, potremmo dire dialettale, a tutti gli effetti. Come la vivi tu questa poesia? Perché spesso volte io, guarda, ti incontro, ti vedo sul trattore mentre cammini e dico, ma come scriverà queste poesie? Quando c'è la passione devo dire qualche cosa, passiamo il tempo lo trovo, poi devo dire qualche cosa su Letizia, praticamente, che Letizia è un fiume in piena, nel senso buono, anche lei mi ha trascinato un pochettino, mi ha istigato a scrivere un libro, abbiamo fatto una piccola raccolta di poesie. Anche adesso per questa sua opera bellissima che ha scritto, io sono pure appassionato di fotografie antiche, infatti quando ho visto la sua mostra sono rimasto meravigliato e dico estasiato da questa idea che ha avuto lei. Poi l'altra sera mi ha chiamato, dice Giuseppe, vai, puoi collaborare con alcune tue foto, con alcune tue zie, sono subito disposto. Così da poter aiutare se si può fare qualche cosa anche nel nostro paese, lasciare qualche cosa. Così. Hai portato qualche poesia stasera? Sì, la madre. Sì. Cosa ci fa ascoltare? Quella del libro. Una poesia che sì. Letizia ha voluto inserire nel libro. Sì. Una poesia dedicata a mio fratello recentemente scomparso, quindi è tanto più. Questa è la scritta in italiano. Arrivo del certo mese una giornata, mi sento la mente vuota e smarrita. Per noi era la cosa più desiderata, tenere la famiglia tutta unita e non pensare all'avversità della vita. Alle 8 di mattina mi arriva una telefonata, informa della tua prematura di partita, resta immobile, faccio fatica a sentire. La triste realtà è difficile da accettare. Mi chiedo com'è possibile un attimo morire, cose giovani non ti agita il cuore. E tu, papà, che addormi tra i piangi del beato,
Non è il mio pianto di dolore unito, tu che ci sbraveravi con un sorriso a prepararci un posto in paradiso. Io che avevo sempre la battuta per farti sorridere, adesso mi oggi non hanno più lacrime per piangere. Mi viene in mente la tua voce, il tuo sorriso. Speriamo di un giorno di trovarci in paradiso. Molto bene. Leggere sul fararo lo stesso. Anzi, la possibilità qualcuno può leggere direttamente nel libro. Permesso, per me dico, preferirei quella. Eh sì, va bene, allora puoi farlo tranquillamente. Va bene, posso? Sì, prego. Quindi vi ricordo che il libro del Calafrighi tra passato e presente potete ritrovare qua sul nostro showroom. Sto mi sta avvenendo così. Dove c'è Alfonso che fa da coordinatore. Lo potete trovare al bar. Non so come chiamarlo. Sei pronto? Sì. Allora, questa poesia sul fararo è dedicata in particolare a mio padre. L'ho scritta per lui, ma è dedicata a tutte le persone che hanno lavorato in miniera, specialmente quelli che hanno perso la vita per questo terribile lavoro. Usurfararo. A chiamo gli scaluna oscuro scuro, pino mi cadere, ma poi un talo muro. Tutto sudato, stanco e abbigliato, lo corpo mio è tanto affaticato. Avici giorna che scendivo in tale menere, senza che io visto le mie figlie e mie mogliere. A chiamo lesto, picchi fora voglio arrivare. Lo corpo mio d'aria si vuole saziare, ma quando picca ci vuole far arrivare, la stanchizza che ho d'incordo mi fa subito rallentare. Magi che tinto lo giavaglio di sul fararo, chiamare duro lo so parnuzzo, più duro di una peggia e t'ha tanta lo puzzo. Chisto è un giavaglio fatto di miseria e sacrifici, ma chisto solo c'è, nisto me bello paese. Appena arrivo fuori, non vi annullo, cammino e pugna in testa mi cafuglio, e chi capisce che l'incia non stai portando niente, né sorde e manco pane penitente. Cammino ancora e vi arrucchiuna tanti cristiani, chi parlano e s'attiggiano con le mani, ma avvicino di chi cerco di sentire, ma niente alle mi scivo a capire. Tutta una volta mi viene inconcio me pagiuzzo, chi chiange mi scinge forte forte o soffruzzo, contento mi dice sul mio figlio d'inconciarete, e hai ubriato a Dio di salvarete,
Sapisti, figlio mio, che c'è gelie, ristare scafazzate, tanti uomini tale venere. Ora capisco di chi sta confusione e di chi c'erano tante discussioni. Scappa allora pittincia e m'allesto con pelle, sogno vivo e le dire a mia moglie. E quando arrivo, anche se nelle mani non stai portando niente, Idda mi viene un concio del contente. Mi dice assettati, bello marito mio, che un regalo oggi me lo fece Dio. Tutto lo giorno pittia io priato, è un meglio miracolo e che Dio t'ha salvato. Grazie. Questo è un altro argomento delle miniere ricorrente sia nel video che anche nel libro, quindi è stato anche piacevole pure ascoltare questa cosa. Bravo, complimenti. Enza, tu sei una internazionalizzata del Canese. I miei genitori erano di Lercara, io sono nata in Belgio, nata e cresciuta lì, e poi per amore sono andata a Lercara, ho conosciuto mio marito qua a Lercara durante le ferie e ci siamo sposati nell'87 e da allora io vivo qui. Bene, quanti sei andata bene? Cioè, avevi... A che età sei partita? No, sono nata in Belgio, sì. Io sono venuta a Lercara a 22 anni e sono qui da 30, insomma, da più di 35 anni. Come ti trovi? Bene. Così è una battuta. Tentavo di fare una battuta stupida e ci sono riuscito. Sento l'ercarese pure io, come Letizia. Bene, quanto hai scoperto tu di questa vena poetica? Da adolescente ho cominciato a scrivere, prima scrivevo in francese, quindi questa passione l'ho riportata pure in italiano, ho continuato durante la mia vita. Non mai smesso. Le poesie tue, le tematiche da dove li prendi? Sono così generiche? Sono pensieri, poi sono anche riflessioni che si fanno sulle cose che succedono durante la vita. Questa che Letizia ha pubblicato qui in questo libro è sulla mente. Noi dobbiamo ringraziarti perché hai fatto pervenire quest'opera che vi invito poi a vedere. È di tuo fratello. Sì, mio fratello Nocio, che è anche pittore e anche musicista. Ha omaggiato questo quadro che rappresenta Frank Sinatra nella sua tarda età, l'ho omaggiato appunto al museo di Frank Sinatra. Devo dirvi che io sono andato a vedere il fratello come suona su YouTube, ma non ce n'è per nessuno, potremmo dire, perché tra l'altro è un insegnante di chitarra, quindi veramente fa suona delle cose straordinarie. Gli abbiamo detto l'altra volta, ha preso un mezzo impegno per quest'estate. Speriamo che lo mantenga, che verrà verso il mese di maggio, però la data ancora non la so, però speriamo che lo mantenga. Quindi faremo un bel concerto con lui, no, speriamo. Perché no, perché no? Bene, allora cosa ci declami stasera? La poesia si intitola La mente. Prego. La notte, con i suoi tumulti silenziosi, libera lo spirito dalla prigionia di un corpo stanco. Il sogno incontra lo spirito rivelatore della conoscenza. Lo spirito si insinua nei meandri eteri della mente, sussurra i pensieri avviluppati dalle inquietudini del vuoto indefinito e dell'oscuro ignoto. Brava, grazie. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. E passiamo a un altro amico che ci è venuto a trovare, tra l'altro viene da lontano, dal Canese. Dico questo perché due non riusciamo ad organizzare. Tu vieni da Torino, naturalmente sei stato a Torino, sei partito da quanto tempo? Io volevo innanzitutto dire una cosa, quando è iniziata la serata con mio fratello barra amico Giustino, gli faceva una bellissima osservazione. Tu sei la voce di Lercara, vieni, va. Comunque io mi fa piacere riportare quello che ha detto Giustino, una bellissima cosa, perché poi mi veniva da pensare in fondo cos'è un atto d'amore, no?
e pensavo a quest'atto d'amore bellissimo di due non lercaresi, uno Mario e Letizia, che ci raccontano l'Ercara. Io direi che il primo grande applauso va a loro due, no? A prescindere dalla presentazione del libro, questa bellissima passione di raccontarci le nostre radici, cioè è veramente una cosa molto bella. Mario mi chiedeva quanto sono andato via dall'Ercara, e io, leggendo così il titolo del libro, mi sono reso conto che io sono passato e presente, io sono il passato, legato a una Ercara che probabilmente non esiste più, una Ercara che riusciamo a vedere, ma in questo modo di vedere non c'è nessuna superiorità, semplicemente un punto di vista, no? Riusciamo a vedere noi che da anni siamo andati via. Io avevo 15 anni, ricordo perfettamente la data della partenza, era il 24 agosto del 1970, perché si andava via subito dopo la festa di Costantinopoli, era quasi una chiusura col paese, un abbraccio al paese, e poi ognuno di noi, insomma, chi partiva per il Belgio, chi per Torino, nel mio caso Torino. Io ho amato talmente tanto l'Ercara che feci una promessa a me stesso, avevo 15 anni, il giorno che, insomma, diventerò maggiorenne, io tornerò a Ercara. Sono quelle cose che pensa uno da ragazzino, poi non sa in quanto riesce a realizzarle. Io ho avuto la fortuna e il piacere di realizzarla, fortuna e piacere e anche dolore, perché poi io lasciai tutto, lasciai gli amici di Torino, lasciai il lavoro sicuro e lasciai la mia famiglia, i miei genitori, e io ben perdevo questo amore per l'Ercara, che era una cosa veramente infinita. Mi legavano tre persone all'Ercara, perché io poi non avevo più parenti. Uno era Giustino, uno era Rosolino Salemi e l'altro era Saro Barracato. Facevate parte di un gruppo? No, facevamo parte di un rapporto che, perdonate quasi la presunzione, definirei da libero cuore. Perché io conobbi Saro nel febbraio del 1964 e era il mio maestro di scuola elementare, entrò per una supplenza e ricordo perfettamente, Saro era un personaggio atipico, non so chi di voi lo ha conosciuto un po' più profondamente, era una persona non catalogabile, e quando il preside ci presentò questo signore in, immaginate, 64, in jeans e camicia, ce lo presentò quasi come una sventura, disse: questo è il vostro maestro, non è dire, non ho alternative, questo mi hanno dato e questo di dopo. E fu una delle cose più belle che mi capitò in vita mia, perché fu un rapporto che non si, cioè, sempre assurdo, perché poi comunque c'era una bella differenza di età, ma fu un rapporto che non si interruppe mai, cioè io fino agli ultimi giorni di Saro sono stato presente nella mia vita e lui presente nella mia, è stato il mio testimone di nozze. Sono una di quelle cose che difficilmente possono sembrare vere, ma Saro era così. Io Saro l'ho amato con tutto il cuore. Era un personaggio difficile per certi versi, no? Però quando si ama non penso che possano esserci delle... Bravo, non ci sono giustificazioni. Saro era così e poi aveva queste cose reali. Mi piace, forse un minuto, raccontare una cosa di Saro per darvi l'idea di com'era, no? Così, questo suo vivere in maniera evanescente. Io tornavo ad agosto tutti gli anni. Il mio agosto qua io lo dividevo in maniera particolare. Di giorno, e lì bisognerebbe scrivere un altro libro, Letizia, alla Grotta Azzurra di Giustino. La Grotta Azzurra di Giustino era questa sala da barba che in via Costantinopoli, dove adesso credo ci sia una macelleria. Quello che succedeva lì era impensabile, bellissimo, cioè poetico. La sera, la notte meglio, la dividevo con Saro, perché Saro viveva di notte, era l'unica persona al mondo che ti poteva dare un appuntamento dicendo: mi vediamo stasera a mezzanotte. Cioè, come con gli altri, tu ti dai appuntamento alle 2, alle 3 di pomeriggio. Con Saro funzionava così. Perciò di giorno stavo da Giustino e la sera stavo da Saro. Quando c'era la festa di Costantinopoli. Ma io dormivo poche ore, infatti se poi ritardavo, Giustino mi mandava un picciotto, mia nonna, dove dormivo, dice: dia Giochino che si alza perché deve venire al salone. E comunque era bellissimo, passavo le mie ferie a Ercara con queste persone, anche con Rosolino. Cioè, una cosa divertentissima di Saro. Per Costantinopoli poi, insomma, dovevamo uscire, ci facevamo una passeggiata, e lui praticamente, io non ho mai visto 55 anni di frequentazione con Saro, Saro con un capello fuori posto, perché aveva questo culto del capello davanti allo specchio, si pettinava.
e poi si prendeva una pastiglia per il mal di testa. Al che è normale che tu le prime volte gli dici: ma sa, hai mal di testa? E lui diceva: no, ma se mi viene, ma vediamo. Lui viveva di tutte queste cose, di tutte queste, molto particolare. E infatti io ho un ricordo, voglio chiudere su Saro, un ricordo che è triste, ma che insomma mi fa pensare proprio a questa comunione che c'era tra me e lui. E il 15 settembre del 2019 lui mi chiama a Torino e mi dice: Gioacchino, ma conti di venire a Lercara? Io ho detto: guarda, ho in programma di venire ad ottobre. Lui mi dice: no, avvenire subito, perché io tra qualche giorno muoio. Ma conoscendo Saro, che aveva questo rapporto con le malattie un po' particolare, se sì, vabbè, sa, poi ne sentiamo. E invece il 18 settembre di quel mese morì, e mi è rimasto il rimpianto di non averlo. Però per me lui resterà vivo fin quanto io vivrò. E nel libro di Letizia, che ho ospitato questo mio piccolo racconto su Saro, penso che si potrà capire bene qual era il rapporto che avevo con lui. Ti volevo chiedere anche così, ci sono dei personaggi da un po' da approfondire. Tra l'altro hai fatto cenno alla nostra voce di Lercara, Giustino. Tu come lo vedere? Perché, ma soprattutto una cosa, con tutti gli altri gruppi musicali, che tu facevi parte di qualche gruppo, di un gruppo, cioè com'era l'ambientazione locale? C'erano quei distidi, quelle simpatie, i figli, sempre che ci siamo messi d'accordo, ma non è così. Allora, voi dovete sapere che adesso poi con gli anni alcune cose si sono perse, purtroppo si sono... E si sono, dico, perse poi tante cose, alcuni personaggi si sono persi che avrebbero invece bisogno di essere ricordati. Giustino noi lo chiamavamo, e già il soprannome vi dirà tutto, un tragediatore. Perché lui aveva questa cosa che doveva per forza risolvere. Io conservo ancora, purtroppo io sono arrivato qua a Lercara in maniera casuale, sono 3 giorni, e per fortuna mi è capitato, insomma, perché ci eravamo sentiti con Letizia, ho detto che non ci sarei stato per la presentazione di questo libro. Conservo ancora una lettera che Giustino mi scrisse nell'agosto del 1977, una lettera bellissima, terribile. Perché tu dici Giustino? Perché Giustino, qui l'affetto è sempre stato immenso, mi diceva sempre: ma perché non ti ritiri a Lercara? Perché non ti ritiri? Io che non vedevo l'ora, dicevo: no, io ho un complesso e vieni con noi. Perciò io dove arrivai da Torino e conobbi poi tante altre persone che prima non conoscevo. Le mie conoscenze erano quelle di cui ti dicevo prima: Rosolino, Saro e Giustino. Perciò mi fece conoscere altre persone con cui ho avuto un rapporto bellissimo. E io avevo già un complesso a Torino, perciò portai qua un po' di novità. Per esempio, una cosa che adesso non si usa più: in quel periodo, negli anni 70, quando si andava a ballare, soprattutto al nord, c'erano i celletti e i celveroci, si diceva. Nel senso che tu invitavi una ragazza per farti i 3 balli e li facevi continuamente con lei. Poi il complesso faceva una pausa, poi si facevano i 3 veloci, non avevi bisogno di invitarla 3 volte. Perciò possiamo portare qua delle novità. Giustino è sempre stato per me una delle più belle voci di Lercara, però aveva un repertorio che io consideravo vecchio, perché lui cantava Bruno Martino, cantava... Io disse ai ragazzi, qua dobbiamo insomma modernizzare questa cosa. Lui si arrabbiò talmente tanto che disse a quelli del gruppo: basta, o Gioacchino o io. Ma tutto questo non scalfiva minimamente comunque il nostro rapporto, non è che questo poi si litigava, perché queste cose lui le diceva al salone, cioè: oh, tu, no, tu non potevo stare in tempo, o tu. E mi ricordo, mi chiedevo Cicero, non so chi di voi lo conosce, che il giorno dove Giusto dice: abbiamo deciso, Gioacchino. E così però lui ci mise in una grandissima difficoltà, perché quell'anno noi, insomma, per una serie di circostanze, per degli amici che avevo al nord, andammo a suonare all'Isola Terra. E lui, quando sempre che andava a suonare, mi disse: ti tolgo l'impianto voce. E ci tolse l'impianto voce. E chi venne al nostro soccorso venne Franco Laporta. E insomma, abbiamo passato 45 giorni di una bellezza. Questo era l'ambiente. Però, nonostante questo, che poteva far pensare: sai, io e te non ci parliamo più, no,
non era così, perché Giustino poi con la sua famiglia, con Saro Barracato, tutti vennero a trovarci a Lisbadello, non c'era quella credine che ci portava poi a litigare. Lui mi diceva le cose, mi diceva le cose. E poi la bellezza di quello che succedeva nel suo salone era una cosa, insomma. Diciamo che i saloni sono centri culturali, sì, non è il bene del particolare, perché si passava, allora, innanzitutto è stato uno dei primi a mettere fuori salone con docce, no, che oggi sarebbe una cosa, sono proprio, cioè all'Arcana c'è un salone con docce nel Giustino, poi oltre al salone con docce nel retro c'era la camera oscura, perciò si faceva fotografia, ogni tanto si facevano le docce, e la cosa divertente è che noi riempivamo il salone per tutti gli amici che non dovevamo tagliarci i capelli, però al mattino c'era. E quando arrivava un cliente che entrava e vedeva tutta sta gente, diceva un passo dopo, e Giustino diceva no, cioè, si creavano queste situazioni particolari che insomma erano poi alla fine ci hanno accompagnato, sono diventati dei ricordi veramente molto molto belli. Io ti ringrazio tantissimo perché tu le cose le sai raccontare in maniera eccezionale. Io tra l'altro poi ho letto molte cose che scrivi che sono davvero commoventi, io invito a leggerle perché sono veramente belle. E sempre ti ho detto una cosa. Sì, è vero, ma di scrivere un bel libro, perché secondo me sarebbe un grande successo. Posso ancora dire una cosa? Mi sembra corretto prima che mi alzo dire qualcosa su questo amico che è andato via qualche anno fa, che è Rosolino Salemi. Rosolino Salemi doveva esserci in un concerto, ma ho saputo che c'è stato il lutto ieri sera e non può essere più presente. Rosolino era innanzitutto un'anima bella, perché io in tanti anni l'ho conosciuto nei campi di calcio nel 68, eravamo proprio ragazzini, non l'ho mai visto arrabbiato, mai. E pure situazioni per cui tra ragazzi insomma ti porta ad arrabbiarti, ce n'erano. Lui non l'ho mai visto arrabbiato, una persona sempre di una dolcezza. E poi pochi sanno che lui aveva inventato un umore inglese, Mario, che era divertentissimo. E lui andava, veloce, due minuti vado via, lui andava a fare, accompagnava Saro a fare delle punture in una signora vicino al campo sportivo. E quando tornava Saro diceva, Giochi, sai che fa? Quando arrivavamo da vicino, il Rosolino fa. Cioè, per chi conosce Rosolino conosce Stutino, perché fa così? Rosolino dice, non lo posso dire. E sta cosa tutte le settimane andava a fare questa puntura, un giorno gli chiedevo, Rosolino, ma perché fai? Perché sono allergico al pruno. E c'era una verdura. Cioè, ricordo queste persone che veramente mi hanno arricchito la vita. Grazie a Letizia, grazie a Mario, grazie a tutti voi. Grazie, grazie. Aspettiamo quest'estate. Con la tua band, perché dobbiamo fare qualche manifestazione. All'agosto, per dopo tanti anni, passerò tutto l'agosto a lei. Ah, perfetto, allora ci organizzeremo. E allora chiudiamo i nostri amici che sono venuti a trovare con due personaggi che sono molto particolari, perché sono i più giovani di tutte. Vorrei accogliere con un applauso, ma un applauso forte, la nostra Gemma Bobbue e Federica Mavano. Caterina, ora cari ragazzi, due vulcani, questi sono due piccoli vulcani, ma che hanno una capacità di creare, di movimentare davvero eccezionale. Cominciamo da Federica, che è più piccolina, quindi... No, questo è più grande, no. Allora, Federica, a che punto siamo? Cioè, noi ogni tanto ci vediamo con Federica, che c'è una storia d'amore che... L'episodio. Ogni volta che ci incontriamo, così pubblicamente ne parliamo, perché ancora si concretizza o no? Questa giornata è dedicata a Letizia. Brava! Ciao! Non dobbiamo andare fuori luogo. Brava, 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 una bella risposta. Allora,
come cosa provi ad essere inserita in questo libro? Sicuramente è un onore enorme, perché ho conosciuto Letizia l'anno scorso, in estate, e grazie a lei ho realizzato i miei sogni, perciò credo che sia veramente un onore enorme per me. E quindi niente, ho scritto questa poesia dedicata appunto a Lercara, paese in cui sono nata e tengo particolarmente. Quindi questo. Si invita al mio paese. Al mio paese devo un po' di felicità. Devo raggi di sole e tramonti in rosso porpora. Al mio paese devo amori passeggeri, pensieri spensierati, giochi di quartiere e poeti innamorati. Al mio paese devo canti e versi allegri. Finisce qua. Brava, brava, brava. Com'è? Solitamente il tema delle mie poesie non è questo, infatti ho cercato di essere più versatile possibile. Bene, impegni futuri, deve presentare il libro a scuola, come è andata a scuola la relazione del libro? Allora, si deve, diciamo che deve farsi a marzo, però la data ovviamente non è sicura. E sicuramente tanti impegni, presentazioni che mi fanno comunque contenta, ecco. Sono contenta di poter condividere la mia passione un po' con tutti. Soprattutto con i miei coetanei, penso sia giusto. Certo. Bene. Allora, ormai sei quasi alla fine dell'anno scolastico, ti diplomerai, eccetera, eccetera. Come stai lasciando i tuoi compagni, stai lasciando un'eredità? Perché lei è, diciamo, l'animatrice culturale, sociale del Picone. Io appunto ho fondato il giornalino scolastico quando andavo al terzo anno di liceo, un po' per evadere insomma dalle nostre stanze, in modo anche in un certo senso proficuo, e diciamo che ci sono più di 40 membri nel giornalino scolastico, c'è chi si occupa di grafica, c'è chi si occupa comunque di scrittura, di fotografia, fa parte appunto anche Federica del giornalino. E appunto mi dispiacerà appunto lasciare il giornalino, però so che avrò tanti bravi eredi a cui lasciare appunto questo progetto, perché è un progetto a cui tengo particolarmente. Tu nel libro hai inserito qualcosa di particolare, non è una poesia ma è una prefazione, non riesco a individuare bene che cosa. Vuoi leggerlo? Nel libro ho inserito una prefazione perché sto scrivendo un libro, e il libro si chiama Non sono Boccaccio, è diciamo un libro che riguarda un po' la pandemia, perché penso che ognuno di noi ha vissuto questa pandemia in modo diverso, gli adulti in un modo, i giovani in un altro, e questo libro lo sto scrivendo diciamo in modo più creativo possibile, nel senso che sto diciamo inserendo autori passati ma anche diciamo grandi menti come Walt Disney. Caro Enea, che tu sia sempre lodato, capace di combattere contro tutte le avversità della vita, ti sto per raccontare un'avventura molto particolare perché riguarda la storia della mia pandemia. Se ci fosse qui Giovanni Marino, sarebbe molto fiero di me, perché vedrebbe come sono riuscito ad intrecciare varie storie e di vari autori di secoli diversi. Ci sarà l'incontro del signor Walt Disney con Miyazaki, Greta Thunberg, con Seneca e Leopardi, e tanti altri incontri. Stai ancora perdendo tempo a leggere questa breve descrizione, vai subito a leggere la mia storia. Abbiamo un futuro, Federica, abbiamo un futuro, e io vi ringrazio tantissimo della vostra presenza, e quindi vi auguro, vuoi dire qualcosa?
Io voglio ringraziare comunque Letizia, perché se non fosse stato per Letizia io questo posto non l'avrei mai frequentato, penso, quindi non solo per l'incontro di oggi, ma tanti altri eventi che sono appunto avvenuti in passato, quindi grazie tantissimo, ti apprezzo molto. Volevo ringraziare anche Letizia. No! E soprattutto se realizzare quei sogni sono persone a cui tieni particolarmente, quindi grazie. Grazie, grazie. Allora, culo Tony, perché noi ci conoscevamo da piccoli, abitavamo proprio di fronte, perché io allora c'era il commissariato, e lui abitava nel palazzo di fronte, e quindi ci giocava assieme a Santa Rosalia, e via discorrendo. Anche a scuola siamo stati assieme. E io me lo ricordo tutto come un ragazzo, un bravo ragazzo, che è sempre stato un bravo ragazzo. Papà dice, non è così, perché è una persona che, io ne ero un ragazzo, per uno che non ostentava mai la sua preparazione, perché è una persona molto preparata scolasticamente. Infatti, diciamo, aver fatto l'elicotterista non è tanto, perché bisogna avere una preparazione molto importante. Io lo voglio ricordare per la sua umanità, una delle ultime cose che praticamente abbiamo avuto da discutere. Mi ricordo che c'era la festa di Costantinopoli, Santa Rosalia, non mi ricordo. E io ero in polizia, ero in fede, qualcosa del genere. E lui era pure qua in ferie. E gli disse, che fa? Cioè, erano le 9:30 di sera. Che fa? Andiamo a prenderci una cosa da bere? E lui disse, ma io devo stare con mio padre e con mia madre. Perché lui aveva un affetto veramente... Dice, tutti vogliamo bene i nostri genitori. Ma Toni, devo dire che amava veramente i suoi genitori come... Non lo so come dire, insomma. Me lo ricordo sempre con piacere, perché fa parte della mia infanzia. Ok. Grazie. Parlo tu, che è il giorno 26. Prego. Ah, quindi così non mi posso più esimere, ok. Il giorno 26 ci sarà la presentazione del mio primo romanzo, Racconta, Versi in prosa, che è un mix tra prosa e poesia che ho cercato di inserire all'interno di un contesto narrativo. E che ho realizzato grazie all'inizio che mi ha spinto in tutti i modi possibili e immaginabili, che ha creduto in me, che ha letto, ha saputo leggere anche il mio desiderio, che fondamentalmente dico c'è sempre stato, ma che a seguito delle letture dei poesie, dei reading poetici è stato ovviamente stimolato, quindi la ringrazio tantissimo per questo, e questo era l'annuncio. Bene, allora giorno 26, ore 17:30. Qua. Di nuovo sempre a Museo. Quindi, tra l'altro lei è un po'. Tu sei psicologa, mi pare. Quindi come la vive la poesia? Perché? La poesia nasce prima del mio essere psicologa, oppure magari lo ero già da prima psicologa, perché fondamentalmente quando si sceglie un percorso è perché ci si ritrova all'interno di quel percorso. Quindi non so quale delle due sia venuta fuori prima, però la poesia mi segue da sempre, dalla tarda adolescenza, ecco. E la poesia viene fuori in un momento così, mentre stai riflettendo, mentre ti accorgi di quello che accade alle persone magari a te care, o anche attraverso qualcosa che ascolti dalla TV e ti colpisce particolarmente. Quindi poi quello che magari molti non fanno è di scrivere queste emozioni e queste sensazioni, però c'è chi ha la voglia proprio di farlo, perché è spinto da qualcosa proprio che viene fuori da dentro, non è una passione, a volte che rimane per se stessi, per carità, però poi quando incontri una Letizia, non lo fa tenere più per te stessa, ma lo fa rendere, cerca di farti spronarti proprio perché è bello condividere alla fine. Diciamo pure che sarà un altro pomeriggio piacevole, perché canterà tua cognata,
suonerà tuo fratello, suonerà tua fratella, mi ha detto che sono disponibile a suonare, quindi sarà un pomeriggio anche di musica. Vuoi declamare la tua poesia? Ce l'hai a mente? Aspetta, no. No, quindi vediamo la pagina e la prima di presentazione. Sciocchezze che... come mai? Allora, questa nasce due anni fa, più che altro. Ero a scuola, al lavoro, e un collega mi disse scrivi una poesia, qualcosa per i ragazzi, qualcosa che parli delle piaghe della gioventù, quindi alcol, droga, bullismo, che un po' colpisce i giovani d'oggi. E mi sono messa lì e ho detto va bene, ci provo. Dopo qualche minuto è venuta fuori questa. E sto collega appena l'ha letto subito, ma tu hai un potere, tu hai un dono. E ricordo che ha fatto tanta festa, ha appeso la poesia in tutte le porte del piano, insomma è successo un po' questo. E adesso ve la leggo. Sciocchezza. Oggi si chiama bullismo, la soverchiante prepotenza che annichilisce l'essere di chi teme, di chi vive con paura una realtà già dura. Oggi è una moda l'alcolismo, tra i giovani che giocano a fare i grandi e si sfidano nell'imberbe convinzione di dominare con la ragione. Oggi il male ha un altro nome, si chiama droga e si legge orrore. La vita devasta e l'animo annienta e crea corpi svuotati e malati con tanfo di morte. Tumori sociali scambiati per vanto da giovani scellerati che partoriscono pianto. Non sono conquiste o stolte ricchezze, ma eclatanti sciocchezze per gente codarda che si nasconde dietro una sagoma di vita oscura e impietrita. Quando quasi il libro era pronto, mi chiamò Letizia e mi disse: senti, c'è pure Lina Galiano che sarà presente nel libro. Mi ha contattato e non pensavo comunque, pensavo fosse una cosa così, invece lei mi ha involcarato. Ed è sempre colpa sua. Quindi l'emozione tua di trovarti in questo libro, tu hai mai pubblicato la prima volta? No, io ricordo la volta scorsa. Ho fatto conoscere, ho detto la mia riflessione e adesso questo piccolo che sto scritto. Bene, allora ci fai sentire questa poesia. Una riflessione del momento, molto semplice. E nuvole, e leggere vanno le nuvole, alte, innevate montagne evanescenti, fugaci, che portano via repentinamente pensieri, paure, gioie e sorrisi, e svaniscono nel blu del cielo verso un mondo di sogno e di umane speranze. Io vi ringrazio della vostra partecipazione, della vostra presenza, appuntamento la prossima. Al giorno 26 dell'assessore o del vice sindaco, ma anche del sindaco, e questo ci fa piacere perché siamo arrivati noi, da quando facciamo l'iniziativa assieme con Letizia nel museo, ma anche alla Villa Rosa, e abbiamo sempre la vostra presenza. Sono, oggi ne contavo 47 appuntamenti e siete state sempre presenti. Questo ci dà naturalmente anche la forza di poter continuare, di poter portare avanti altre iniziative. E per questo diciamo grazie di cuore. Questo appuntamento di Letizia naturalmente diventa un appuntamento che credo che sia di grande importanza, perché veramente ci riporta indietro e nel frattempo ci lega al presente. Io proprio per questo vorrei far commentare questo libro, questo lavoro fatto di Letizia al nostro vice sindaco Concetta, che anche come donna vediamo la precedenza. Prego. Grazie.
Io sorrido, non rido. Questa abitudine, ogni volta che ci confrontiamo e ci incontriamo, la prima cosa che facciamo, ancora prima di salutarci, è sorridere. Perché già forse sappiamo quello che andremo a combinare, non lo so, sarà questo, sarà questo. Letizia, veramente, noi ti ringraziamo perché sfogliando c'è tanto, tanto della mia infanzia. Tanto di percorsi che abbiamo vissuto, ricordi dei nostri genitori, le feste quando effettivamente erano le festività, Pasqua era Pasqua, dice, perché adesso Pasqua sì, però non lo so, guarda, in famiglia c'era un'atmosfera, un clima diverso, forse perché abbiamo perso pezzi importanti della nostra famiglia, non lo so qual è la motivazione, però comunque veramente è bello, molto bello. E poi le foto, il video, mamma, sei stata veramente grande. Un abbraccio al signor Baccaro, perché come Alfonso, anche ho vissuto questa amicizia con Scienze d'Antona, una persona eccezionale. Ricordo quei mesi d'attesa nella speranza di far andata come è andata. E quindi veramente grazie per tutto questo. Tu sei stata sempre la compagna delle avventure e disavventure, no? Perché devi sapere che noi facciamo parte del gruppo Cammina con Mia. E Cammina con Mia va a tre velocità. Immaginate qual è la nostra. La quarta. La quarta. Sapete da dove parti? Da dove parti? Sì, allora, però in queste camminate sono le camminate dove poi noi andiamo veramente a produrre, a organizzare diversi eventi, diverse manifestazioni, perché ogni volta che io chiamo lei ha altre persone sempre disponibili, non abbiamo mai controllato orario, spese, quindi abbiamo sempre portato avanti quello che ci eravamo veramente prefissati. E per questo ti ringrazio, sono tante altre le cose che sicuramente faremo insieme. Complimenti veramente. Mi aggiungo ai ringraziamenti ed è sempre un piacere partecipare agli eventi, perché penso che quando si organizzano degli eventi, ma qualsiasi associazione, qualsiasi persona che organizza un evento, il ringraziamento più bello è la presenza, quindi per questo noi abbiamo cercato in questi anni di essere sempre presenti a tutti gli eventi, perché la cosa più bella è condividere un momento. E quindi è veramente un piacere essere presente qui, soprattutto mi fa piacere essere presente a questo libro di Letizia. Abbiamo presentato altri libri, ho presentato anche io un libro di Letizia, se ti ricordi, al Sartorio, e devo dire ammiro sempre intanto questa sua natura di essere poliedrica, dalla foto alla scrittura, dalla poesia, che poi si evince nei suoi libri, ma soprattutto mi colpisce sempre la capacità di descrivere la realtà, una realtà descritta così neglossa, cioè senza interpretazione, così com'è, ma poi soprattutto anche la capacità di entrare nel dettaglio con molta semplicità. E quindi veramente grazie per questo libro che si aggiunge e che diventa sempre una ricchezza culturale della nostra Lercara. E Lercara Freddi è passato e presente. Penso che quando stasera, nel vedere diverse esibizioni, testimonianze, mi viene da dire grazie a Lercara per la sua storia. Io sono contento, veramente fiero di essere lercarese, perché sono tanti i testimoni, le persone che hanno avuto un grande spessore culturale e sociale. E veramente io ho fatto l'esperienza di andare fuori, di studiare fuori, però anche io avevo il desiderio poi di ritornare, sono ritornato e sono orgoglioso di far parte di questa comunità e di questa storia. E ogni volta che si presenta un libro, si parla della storia di Lercara, io penso che il passato non vada mai ricordato con nostalgia, ma dico sempre con gratitudine per quello che ci ha dato, e soprattutto diventa per me una spinta a far crescere la nostra Lercara. E poi mi piaceva quello che è stato sottolineato poco fa da Giacchino, cioè che Letizia, una persona che non è lercarese, che scrive un libro sulle origini di Lercara, e un po' mi ha fatto riflettere anche alla luce dei fatti che sono successi. Cioè, a volte noi abbiamo la paura della persona che è di fuori, e invece, ecco, a volte chi è di fuori veramente ci porta la ricchezza. E allora, ecco, non bisogna alzare muri, perché non si sa mai chi si lascia fuori. E allora, grazie.
grazie Letizia per questa lezione e questo messaggio che oggi ci hai dato, e grazie a tutti la band musicale, che veramente complimenti, non conoscevo. Mi fa piacere che c'è la presenza di alcuni amici per la festa di Costantinopoli. Ma infatti pensavo proprio questa già è fatta. E grazie a tutti, che veramente, per i messaggi che sono stati lanciati. Grazie. Allora andiamo. Mario, Giusolino, vorrei ricordare una cosa, l'abbiamo ricordato oggi con Gianchino, perché Rosolino è stato mio maestro, la chitarra ce l'ho in mano grazie a lui, perché mi dava consigli, non era il tipo da tirarsi indietro, dire io conosco questo e non ti do i consigli, lui le dava i consigli. No, diciamo che Rosolino era un punto di riferimento di tutti noi che cercavamo a cuore, e mi ricordo c'era una canzone che cantava Chico, era Il Marichino di Gino Paoli. Questa canzone è bella, è un lento meraviglioso, e quei tempi si parlava, eravamo alla Palma, voi vi mettevate sotto il rosone con il complesso, Giacchino seduto sullo sgabello, Rosolino a chitarra, cantava, la canzone finiva con gli occhi grandi e le ciglia lì su, sì, ma il finale era poi vengono gli amici a trovarmi di giorno in giorno, di mese in mese, e poi Giacchino con quella voce bella che si ritrova, e poi te viene a cantare il popolo. La prepari per la prossima volta, Giacchino. Giacchino dice, ci vengono a trovare di giorno in giorno, di anno in anno, Rosolino rovina con la canzone dicendo nei secoli dei secoli. Allora, siccome la cantiamo, la conosciamo tutti questi, e la facciamo in onore di Rosolino, io inviterei tutti a cantare. Vieni, c'è un microfono. Sì, vieni. Giustino, dai. Fai il coro, facciamo il coro, cantiamo quando c'è un coro. Tutti per Rosolino. E allora? Giustino. Diciamo che questo era un brano che Rosolino faceva molto spesso e volentieri. Abbiamo dedicato. Allora vengo io, sono morto io il micro. Ci siamo?